Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala. E poi oggi vi parliamo di un gioco di Flying Tiger che si chiama Snap. Sigla. Allora, non so se sapete, ma Flying Tiger ha fatto la sua app in cui si possono raccogliere punti e quindi ottenere degli sconti. Se vi piacciono i video sui giochi di Tiger e magari volete aiutarci a accumulare punti e volete accumularli anche voi, casomai qua sotto vi lasciamo il nostro codice amico che potete inserire sulla vostra app e quindi avrete subito 60 punti, anche noi avremo questi 60 punti. Se lo volete fare... Non vi costa niente e soprattutto Tiger non ci sta pagando, quindi io avevo un buono sconto di un euro che mi stava scadendo e sono andata da Tiger, non ho trovato niente, però questo gioco mi ha attratto. Come l'ho aperto sono rimasta molto male, in quanto è un banalissimo gioco. Non è un banalissimo, sono delle carte numerate, stop. Le carte numerate, ma il gioco in sé è molto banale. Però ho pensato, ma con le carte numerate da 0 a 9 ci si possono fare altri giochi? A parte uno, dico, solo ci si possono fare altri giochi. Allora io ho scorso nei cassetti della mia mente e diciamo ho preso, mi sono ispirata un po' dai giochi che conoscevo, così che adesso vi proporremo tanti giochi che potete fare con questo mazzo. Quindi quando ve lo porterete dietro non è che ci potete fare un gioco solo, ce ne potete fare tanti. Sto mazzo. All'interno di questa scatolina di cartone ci sono 40 carte e dentro le istruzioni dicono che ci potete giocare da 2 in più giocatori. Ma quindi si può giocare pure a scopa? No. Come no? No, non si, perché non, sono solo numeri, non sono classificati secondo semi. Sono 0 a 9. Vabbè, però sono... Non ci sono i semi, sono solo carte numerate. Che fregatura, manca a scopa si può giocare. Allora, questo dice che appunto questi giochi si possono fare da 2 giocatori, ma io vi consiglio quei giochi che ho, diciamo, ideato io, vi dirò di volta in volta di quanti giocatori fare, ma adesso vi racconteremo il gioco che si può fare con Snap e vi consiglio di farlo almeno in 4. 5-6, non so se ci arrivate con le carte, perché il gioco potrebbe finire troppo velocemente. Quindi aprendo la confezione troverete un regolamento in varie lingue, non sono mentine queste, busta di sale. Non sono caramelle, non le mangiate, e delle carte con un retro arcobaleno. E sulla, appunto, sulla parte frontale ci sono dei numeri, vediamo che sono di vari colori. Una cosa che dovete stare attenti è il 6 è verde, il 9 è blu. Comunque il 6, potresti anche dire il 6 è rosso, il 9 è rosso. Sì. Appunto. Va bene, lasciamo perdere questa. Allora, il gioco classico, quindi Snap, dovete mischiare le carte e le dovete consegnare a tutti i giocatori. Facciamo finta che giochiamo in 4, una alla volta, finché ognuno avrà davanti a sé un mazzetto coperto. Prima di iniziare, se vi può interessare, metterò un file, sempre quando riesco, di tutti questi giochi che vi racconterò qua sotto, che potete scaricare gratuitamente. Allora, il primo giocatore deve girare una carta così, davanti al proprio mazzetto. Lo stesso lo dovranno fare tutti gli altri. Quando appariranno 2 carte dello stesso numero, bisognerà gridare Snap. Ah, queste non sono. Dello stesso numero. Il primo che griderà Snap potrà prendere tutte le carte. Infatti, chi finirà le carte uscirà dal gioco e vincerà chi rimarrà in gioco. Snap! Adesso l'abbiamo detto insieme. Quando ci sono queste diatribe, cosa si fa? Si mettono tutte le carte al centro. In questo caso, quando succede che qualcuno girerà proprio questa carta qui, bisognerà gridare guerra Snap, e in questo caso si prenderà tutto questo mazzo. Speriamo che non sentite quello che stiamo sentendo noi adesso. Snap! Snap di chi? Snap 4 e 4, non è guerra Snap. Guerra Snap! Bravo. Ah, e quindi prenderà... No, sono quelle del mazzo centrale. Comunque si continuerà così finché non rimarrà un solo giocatore. La prima variante che ho pensato di questo gioco è, se non vi piace questo fatto di guerra Snap, che comunque però è simpatico perché, diciamo, vi...
vi toglie dall'imbarazzo, mo che hai tolto le carte, lascia le carte, vi toglie dall'imbarazzo di, diciamo, dire: ah no, l'ho detto prima io, ma che stai a dire? Io queste, diciamo, queste cose che si dicono a voce non mi piacciono tanto, quindi diciamo, questo gioco è ispirato pure un po' a Alli Galli, in cui c'è il campanello per suonare, e in questo caso, quindi, ispirandosi un po' al Jungle Speed, potete mettere in centro un oggetto, e quindi invece di dire snap dovete prendere l'oggetto. Chi prima prenderà l'oggetto, diciamo, potrà guadagnare tutte le carte. Facciamo un giro veloce, qui si potranno falciare le mani. No, che cosa? Potete fare anche delle finte per far sbagliare gli avversari. Ok, quindi io ho vinto tutte le carte. Ci sono delle penalità per chi... No, però se volete potete personalizzare il gioco. Ad esempio, le penalità: il giocatore dovrà consegnare una carta a tutti quanti. Adesso cominciamo con i giochi, diciamo, che ho ideato io. Posso ispirandomi a tanti giochi, sì. Questo gioco è molto simile a quello di prima, però se non amate i giochi frenetici e volete introdurre nei vostri giochi anche qualcosa di didattico, soprattutto legato alla matematica, che molti bambini non amano oppure fanno fatica a fare i conti, quindi introducendolo in un gioco potrebbe aiutare. La matematica ci va! Perché loro giocano e quindi magari sono più sfidati da questa cosa e fanno più facilmente i calcoli. In questa prima variante noi parleremo solo di addizione, quindi dovete fare solo dei conti. Il primo giocatore, cioè Po, dirà un numero che, considerando che la massima carta è 9, può essere massimo 9, 18, 27, 36 se giocate in 4, 9, 18 se giocate in 2, 9, 18, 27 se giocate in 3. Allora, che numero vuoi? 15. Quindi adesso gireremo sempre ognuno le carte e si farà la somma. Anche se la somma di non tutte le carte, ma solo di alcune, farà 15, si dovrà dire snap oppure 15, decidete voi. Ok. Mi sembra più alto. Sì. Aspetta, da girare. 8, 16. 8, 10, 13. Mi sto facendo i conti sotto i baffi. 9, 10, 11, 8, no? Aspetta, fammi contare. No, non c'entra. 15 hai detto. 15 ho detto. Mannaggia. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 e 4, sì, no? 7, 8, 9, 4, 6, 12. 15 e 12. 9. Ah, è 9. Questo lo stavo considerando come 6. Va è bene, un 6, dai. Allora. Non è un 6. È un 6 questo. Ah, allora io sto a considerare come prima. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 15, 15! È vero, 15, perché sei 4, 10 e 5. Insomma, è un gioco un po' più, diciamo, da fare lentamente. Questo è il primo livello, potete renderlo sempre più difficile, ad esempio aggiungendo addizione e sottrazione. Quindi potete, per arrivare a questo numero che dice il primo giocatore, che noi non vi faremo vedere perché siamo incapaci, no, potete fare sia l'addizione e la sottrazione, poi ancora più difficile anche la moltiplicazione e la divisione. Poi, una volta che, ad esempio, in questo caso ho preso io le carte, dovrò dire un altro numero che bisognerà raggiungere. Io lo trovo un modo alternativo per fare i calcoli. A Po non gli è piaciuto. Possiamo questo anche gioco. Trovare un modo alternativo per far figure di merda. Sì, anche perché non sappiamo fare. Perché dei comunque conti. È un, diciamo, bisogna fare i conti sotto pressione. Quindi anche quelli bravi, comunque non siamo noi, possono fare degli errori. 4, andiamo avanti. 4. Questo gioco mi sono ispirata al bestseller Taco Gatto Capra Cacio Pizza, l'ho dovuto leggere perché non mi ricordo mai la sequenza. In questo caso non vi dovete ricordare una sequenza di parole, bensì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che è anche il nome del gioco. Wow! I più attenti di voi hanno visto che in questo mazzo c'è anche lo 0. Lo 0 non lo mettiamo perché volevamo introdurre, diciamo, una variante. Infatti, allora, come si gioca? Praticamente si gira una carta e si comincia a contare da 1 a 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5,
6. Sei. Quando esce il numero che uno dice e con la carta, bisogna battere la mano sul mazzo centrale. L'ultimo che mette la mano, infatti questo gioco è sconsigliato in due persone, almeno 4-5 persone, prende tutte le carte. Infatti in questo caso chi rimane con le carte in mano perde. Se quando esce lo 0, vediamo che prima di battere la mano sul mazzo centrale dovete un gesto, praticamente dovete fare un ok e mettervelo sopra l'occhio in questo modo. Non si vede, non si vede, non si vede. Ah, le carte! Vi fate un ok così sull'occhio e dopo battete la mano con la stessa mano con cui fate l'ok. E questo per rendere le cose un po' più stravaganti. Proviamo. Poi. Vai. 1, 2, Ok! qualsiasi carta esce. Vabbè, comunque questo potrebbe essere divertente. No, sul posto passiamo ai giochi un po' più tranquilli che poi, diciamo, non ama particolarmente, invece io sì. In questo caso potete giocarci sempre in un numero diverso di giocatori. Le carte sono molte, quindi potete anche, diciamo, aumentare il numero di giocatori. Dovete dare 3 carte coperte a ogni giocatore. Si potete giocare anche in due, quindi questo è un gioco perfetto per 2 persone. Adesso, tu però non le guardare. Allora, praticamente voi dovete tenere le carte con il dorso verso di voi e dovete mostrare agli altri le carte. Ok, quindi il vostro fine è quello di indovinare che carte avete. Allora, che potete fare? Delle domande, potete fare 3 tipi di domande. Potete chiedere la somma di 2 carte, la somma di 3 carte, oppure il colore delle carte, perché in questo caso potete mettere visionabile la copertina del gioco, a cui poi mi ha fatto notare che manca il 3. Quindi, ad esempio, potete chiedere se nelle vostre carte farò questa domanda. Nelle mie carte c'è il colore giallo, No! quindi io so che nelle mie carte sicuro non ci sarà lo 0, il 2, il 4 e il 7. Nelle mie carte c'è il colore blu. No, quindi posa saprà che non c'ha lo 0, l'1 e il 9. Adesso io voglio sapere la somma di tutte e 3 le carte. 12! Ok. Tu? La somma di tutte e 3 le carte. 16. 16! Sì. Io voglio sapere, un attimo, voglio sapere la somma di queste 2 carte. 7. Ok. Io voglio sapere la somma di queste due carte. 14. La Quando è somma che di... mi hai detto che era il totale? 12? 16. 16. La somma di queste 2? 6. Ok. E la somma di queste 2 mi sono scordata. Vabbè. Quindi mi hai detto che la somma di queste due, la Queste somma di tutto quanto è 16. No, 16, la somma di queste due è 14. ho sbagliato. Allora, questo è 16, la somma di queste 2 è 9. Sì. Ok. E poi di conseguenza questo è un 7. Sì. E lo puoi girare. Quando indovina, gira una carta. Allora, io non mi ricordo niente di quello che avevo. Nelle mie carte ci sta il colore rosa? No, me l'hai già Ah, chiesto. giallo? No. Né giallo né rosa. Né giallo né rosso. Io le posso fare un'altra richiesta. Sì. Nelle mie carte c'è il colore rosso? Sì. Sì. A queste due mi dici. Allora, queste due qual è la somma? Undici. Vabbè. Va bene. Quindi c'è il colore rosso. Sì. La somma di queste due carte? Sempre 9. Sempre nove. Ma questa può essere un 9? No. Vabbè. Cioè c'è il colore rosso. Eh sì, ci sta il colore rosso. Ed è nove. La somma. Sì, quindi non è 9 perché c'hai 2 carte. Pensa a tutte le combinazioni per arrivare a 9. Chiedimi un altro colore. C'è il colore giallo? Sì. Però Ok, quindi la somma per arrivare a 9. adesso che sto vedendo che questi colori non ridanno con i colori delle Ah carte. no? No, devo considerare una cosa.
No, No, non ridanno un cazzo con i colori delle questo è il carte. problema. Che, quindi mettete le carte girate perché quelle non ridanno con i colori. Nelle carte vere è tutto molto più facile. Sì, posso dare la Sì, dai la soluzione. soluzione. Io c'ho un 7 e un 2. Ok, c'aveva quindi già un 7, un 7 e un 2. Scusate per questo disguido, ma non ci eravamo accorti che sulla copertina i colori delle carte erano diversi. Quindi vi consigliamo di mettere delle carte tutte sparpagliate così. Questo gioco qui ve l'ho spiegato con tre carte. Se lo volete rendere più difficile, dovete fatelo con quattro carte. Quindi bisogna indovinare quattro carte. È ancora più difficile con cinque carte. Vi faremo vedere l'ultimo gioco che è ispirato a Mastermind. In questo non è un gioco, diciamo, simmetrico, in quanto uno dei due giocatori, diciamo, darà gli indizi e farà indovinare, mentre l'altro dovrà indovinare. Che vuoi fare, Po? Io faccio quello che dà gli indizi. Quindi vi consiglio di farci varie partite, diciamo, scambiandovi i ruoli. Il giocatore che dà gli indizi deve selezionare dal mazzo sia quattro carte, e diciamo, inizialmente fate quattro carte completamente diverse l'una dall'altra perché riesce, è Questo lo rende più facile il gioco. Dopo che ha selezionato le carte, le deve porre coperte davanti a sé, non le deve far vedere all'altro giocatore in un determinato ordine che non cambierà durante la partita. L'altro giocatore quindi avrà diciamo, vari turni per diciamo, indovinare questa sequenza. Come lo farà? Inizialmente metterà appunto quattro carte scoperte, tutte diverse. Un Sono attimo, nove. sì. Io inizialmente vado un po' a caso perché non ho indizi. Quindi il master, diciamo, dovrà indicarmi le carte che io ho indovinato lasciandole così. Le carte che io ho indovinato, che c'è questo numero nella sequenza ma non in questa posizione, mettendole in orizzontale, e le carte che non ci sono in questa sequenza coprendole. Queste carte coperte io però non le potrò vedere durante il corso della partita, quindi me le dovrò ricordare. E addirittura, ok, quindi mi dovrò ricordare che non ci sta in due. In questo caso queste carte, quindi andando avanti, voi finirete le carte perché ogni numero ci sta solo quattro volte. Quindi le carte che voi avete indovinato, sia la posizione sia la presenza nella sequenza, le potrete riusare per indovinare. Invece queste qua coperte no. Allora, però se le togliete da questa sequenza iniziale o comunque dalle sequenze, non avrete più degli indizi che vi aiuteranno. Quindi vi consiglio, finché avete le carte, comunque di continuare a usarle. Quindi a questo punto io provo a posizionare gli stessi numeri, variandone uno, quindi il 2 no, negli spazi, se sempre se li ritrovo. Questo lo metto qua, che non so se era un 6 o un che. Questa è la mia risposta definitiva. Ok, niente. E quello non è. Benissimo, quindi il 7 e il 2, proviamo con un 3. Questi può essere che. Allora, mettiamo questo, questo e questo. Ma come posso? No, Ah, aspetta, sì. No, ok, aspetta, no. non ho considerato una cosa. Ok, quindi in questo caso devo per forza riusare questo perché l'altro ce l'ha lui. Ok, devo trovare l'ultimo numero. Proviamo con l'8. No. E allora ho messo il 2, il 3, l'1. E proviamo col 6 e meno. Lo 0. È giusto. Ok, e quindi io credo che trovo questo gioco carino perché è un gioco di deduzione. Insomma, adesso abbiamo sovrapposto le carte perché avevamo poco spazio, però voi potete fare varie sequenze di carte così che vi ritrovate gli altri indizi. Spero che questo video vi abbia fatto piacere. Vi ricordo che se volete guadagnare punti potete usare il nostro codice, un codice amico che si trova qui. Ve lo riscrivo, ve lo scrivo anche nell'info box. E grazie di aver visto questo video, grazie di seguirci. Se volete mettete un mi piace, lasciate un commento, ci potete seguire anche sui nostri social che sono Facebook, e Instagram, basta. E se volete potete visitare anche il nostro blog. Pinterest, Twitter. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao ciao.